Radio Radicale, siamo con Alessandro Tessari per parlare. Dunque, in questi giorni si è parlato tanto di referendum sul divorzio perché è stato il 50° anniversario del referendum sul tentativo di abrogare la legge Fortuna Baslini del 1970. Però dopo il 12 maggio c'è cioè il 13 maggio, il 14 maggio, il 15 maggio, le battaglie politiche non finiscono mai. E noi vogliamo ricordare quello che accadde all'indomani del referendum sul divorzio. Allora, molti si aspettavano che quella vittoria del fronte laico sarebbe stata la prima di una serie di affermazioni del nostro diritto di famiglia, dei diritti dei giovani, dei cittadini, che sarebbe cambiato tutto. Eppure, neanche un mese dopo il referendum del divorzio ci fu un grosso incidente politico al Senato, in Commissione Giustizia, dove era all'ordine del giorno la riforma del diritto di famiglia. Allora, i socialisti all'epoca ebbero una grande intuizione di mettere nel provvedimento sul diritto di famiglia, tra l'altro firmato dalla Democrazia Cristiana, c'era anche un provvedimento del PC, adesso non ricordo chi lo aveva firmato. Giulia Tedesco Tatò, che era una donna importante anche perché era la moglie di Tatò, che era la spalla di Enrico Berlinguer. Allora, in questa circostanza, i socialisti ebbero una grande intuizione, misero un emendamento nel diritto di famiglia che concedeva il voto ai diciottenni. All'epoca si poteva votare per la Camera dei Deputati, a 21 anni, per essere eletti bisognava avere 25 anni, per il Senato invece 40 per essere elettorato passivo, elettorato attivo 25 anni. E a sorpresa Democrazia Cristiana e Partito Comunista votano contro. Allora, che è successo? Beh, anche qui siamo all'indomani della legge 70 che istituisce il divorzio. Però non è stata una legge voluta dalla maggioranza che poi all'ultimo momento decise le sorti di questo enorme provvedimento. Pannella, Baslini, Fortuna, cioè la presenza laica. Pannella non c'era ancora in Parlamento, ma già sulla stampa aveva agitato la campagna per il divorzio con un partito comunista che era contrario. Io già ero nel Partito Comunista, nel 70 fui eletto in Consiglio Comunale, nel 72 alla Camera. Quindi non ho partecipato alla votazione nel 70, però nei comizi che facevamo dicevamo che questa era un'operazione dei laici per dividere le masse cattoliche da quelle comuniste, che era il vecchio refrain del Partito Comunista. Quindi siamo molti anni prima del compromesso storico, ma c'è già la volontà di creare questo ponte fra democristiani e comunisti. La storia dell'intervento socialista di portare a 18 anni, invece di accettarlo come una cosa ovvia che andava nella direzione di un ammodernamento anche del diritto di famiglia, è stata una scusa per dire no. Dobbiamo affrontare tutto, quindi votiamo contro l'emendamento perché l'emendamento sarebbe un'estrapolazione dal diritto di famiglia del diritto al voto politico dei giovani da 21 a 18. Ora, subito dopo, nella gioventù Ecco, comunista. aveva senso questa cosa, aveva senso considerando che nel 1975 ci sarebbero state le elezioni amministrative e che si diceva che i giovani avrebbero votato in massa per il PC, questa cosa. Sembra ecco appunto un controsenso, ma in realtà la giustificazione che viene fatta da questi parlamentari è che di abbassare a 18 anni la maggiore età voleva dire diritto di matrimonio, diritto di formarsi una famiglia, diritto di amministrare i beni. E questo era uno scombinamento della concezione della famiglia che avevano sia i cattolici che i comunisti. Quindi è ben più inquietante questa riserva mentale, perché il Partito Comunista era più cattolico di cattolici, nel senso era preoccupato di non dare un potere di iniziativa politica
per la famiglia, per il patrimonio, capisci? Guarda, sono cose. Ma tu pensa che i ragazzi andavano già in guerra a 18 anni, no, non erano maturi per farsi una famiglia, se erano maturi per farsi ammazzare o andare ad ammazzare. E questo difatti scatenò dopo nel Partito Comunista un grande dibattito e la gioventù comunista scese in piazza per dire che no, che loro assolutamente erano d'accordo per l'abbassamento, ma volevano inserirlo all'interno di una rivisitazione del diritto di famiglia. Insomma, è purtroppo la vecchia mentalità, per cui tu dicevi nel 75 le elezioni amministrative, che è stata l'elezione in cui per qualche ora nei sondaggi il Partito Comunista andava in testa alla Democrazia Cristiana. Ecco, considerando che poi la legge sul voto per i diciottenni è stata varata nel marzo del 75 dal Parlamento e non ci furono i tempi tecnici per adattarla alle amministrative del 75, il PC perse una grande occasione per una questione di, diciamo, di puntiglio. Beh, sai, tu ricordi un anno per me drammatico, forse ne abbiamo parlato a Radio Radicale qualche altra volta. In quella elezione io ero già stato eletto deputato dal 71 al 76. Nel 75 ci sono le amministrative regionali. Durante la notte, fra il primo giorno di voto e il secondo giorno, noi, Partito Comunista, usavamo la vigilanza democratica, cioè i ragazzi che giravano con la bicicletta o con la motoretta attorno ai seggi perché non succedessero cose strane. A mezzanotte io vengo svegliato da un compagno che mi dice: devi venire qui alla periferia di Treviso, nel quartiere di San Liberale, perché una macchina della prefettura è entrata, ha rotto i sigilli. Dico: come ha rotto i sigilli? Allora mi precipito di corsa, nel frattempo mi spiegano e io tiro fuori il tesserino parlamentare al piantone e gli dico: è tutto regolare, vero? Certo, certo, ha controllato bene che la macchina era della prefettura. Sì, ho letto, si autorizzavano 3 persone a entrare nei seggi, ma dico, hanno dovuto strappare i sigilli? Sì, sì, hanno strappato, guardi qui, c'è ancora la traccia di quelli strappati e dei nuovi. E dico: ma quanto si sono fermati dentro, perché avranno rotto i sigilli anche dei seggi? Sì, però erano autorizzati, che potevo fare io? Beh, niente, dico, l'importante è mi mette una firma qui che questo è stato da lei controllato che fosse regolare. Esco e succede in un'altra sezione di Treviso stessa cosa. Io capisco che hanno fatto dei brogli organizzati dalla prefettura. Alle 4 della mattina vado in prefettura e mi trovo il prefetto e lo Stato Maggiore Democristiano. E il prefetto mi dice: a cosa dobbiamo questa visita mattutina? Dico: prefetto, adesso lei mi chiama la procura perché io la faccio arrestare per aver organizzato i brogli. Non so di cosa parla. C'ho le dichiarazioni firmate di 2 piantoni che una macchina della prefettura, col suo permesso, ha autorizzato i rappresentanti della Democrazia Cristiana di andare nei seggi rompendo i sigilli. Cosa devo fare? Chiami la procura, chiamo il procuratore davanti a questo coro di persone stralunate, ma cosa sta succedendo? Dico: procuratore, è successo così e così, io chiedo l'arresto immediato del prefetto. Procuratore, Tessari, non si alteri, stia calmo, non faccia dichiarazioni, io vengo subito. Dopo 10 minuti mi chiama, per dire qual era il clima, mi chiama e mi dice: esca dalla stanza che ci risentiamo. Io esco dalla stanza e mi dice: Tessari, chiami subito il suo partito, il segretario regionale, perché il presidente della regione Feltrin, temendo di essere fatto fuori, ha organizzato i brogli. È andato dal Partito Comunista dicendo: confessiamo che abbiamo, non solo nei 2 seggi scoperti da Tessari, ma anche in altri 4 o 5. Abbiamo rotto i sigilli, abbiamo aperto le schede e abbiamo aggiunto la preferenza Feltrin solo dove non c'era, ma non abbiamo alterato né le bianche, né quelle comuniste, né quelle democristiane. Potete sempre denunciarci se a spoglio avvenuto ci saranno delle difformità. Il segretario regionale, i voti dei comunisti erano garantiti. Aspetta, no. Il segretario regionale, turbato da questa cosa, chiama Berlinguer a Roma e Berlinguer gli dice:
abbiamo i nostri sondaggi interni che dicono che stiamo stravincendo, che forse stiamo superando la Democrazia Cristiana. Dica Tessari che stia buono, che non faccia niente, perché capisci, se si fa non dovevi rompere i coglioni. Ecco, in realtà. Senti, qual è stata la reazione del manifesto a questo voto del PC il 5 giugno del 74, neanche un mese dopo il divorzio, su questo voto insieme alla Democrazia Cristiana che negava il voto ai diciottenni? Cioè, il manifesto era stato da poco espulso con una serie imbarazzante di denunce, cioè nello stile sovietico il Partito Comunista ha detto in carico a Natta di fare l'accusa e l'espulsione del gruppo di Magri e della Rossanda. Natta, che era il più vicino a quello, con lo classico stile, il tuo amico gli devi sparare tu. Non solo, ma durante il referendum di Fanfani, quello per abrogarlo, i comunisti fino all'ultimo stavano a metà, nel senso che perfino Paolo VI a Fanfani gli ha detto vai tranquillo, perché non solo hai i cattolici e la Chiesa, ma c'hai mezzo partito comunista con noi. Quindi il manifesto era furibondo per questa cosa, perché già a spoglio fatto e con la vittoria del 60% doveva capire che l'Italia era matura per un salto di qualità, e invece la logica era quella ancora della rendita di posizione e mettere il manifesto in angolo perché non disturbasse questo grande incontro che doveva avvenire fra cattolici e comunisti. Quindi, senti, quando Panorama ha commentato questa vicenda ha detto che in realtà i senatori comunisti si sono trovati di fronte a questo emendamento socialista sul voto ai diciottenni e in mancanza di ordini superiori, per non sbagliare, hanno votato contro. Sì, perché avvertivano che c'era, se vuoi, c'era anche... In questa commissione poi c'era un Terracini, eh? Beh, insomma, è una cosa importante l'ordine di scuderia. Tu sei troppo giovane per ricordare che qui era normale, prima del voto, il segretario d'aula faceva così o così e indicava votare a favore o... C'era un certo Buchetti che faceva così. Mario Buchetti, ma poi quando invece le votazioni erano più di una e si mettevano le urne nel corridoio sotto il banco della presidenza, qualche volta c'era un'articolazione complicata, bisognava astenersi nella prima urna, votare sì, e allora c'erano queste diciture, asi no o asi no no, astensione sì, no, no, si dava lo schema, perché non si entrava nel merito, vota questo perché siamo d'accordo, si dava il codice di comportamento del soldato, il soldato non può discutere. Ecco, però due settimane dopo il referendum sul divorzio, far passare una cosa così non era importante, non era un simbolo proprio del cambiamento che tutti avevano interesse a dimostrare? Allora c'è quel detto che dice il ferro si batte fino a quando è caldo. Sì, sai, alle spalle c'è il 68, il 68 è stato anche uno scombussolamento dentro le file del Partito Comunista, perché alcuni comunisti capirono nel 68 che era importante essere con i 68ini, ma con altri capivano che era il principio di autorità che veniva messo in discussione, e questo nella logica del Partito Comunista, almeno fino a quando riceveva direttive da Mosca, non si discute, insomma, era l'ortodossia che non si doveva mettere in discussione, perché mettere in discussione l'autorità voleva dire ma questo mi dispiace, perché una figura come Terracini, che a suo tempo fu un grande eretico perché era nel carcere fascista quando rifiutò di riconoscere il patto Molotov-Ribbentrop, perché dice non è possibile che noi diventiamo amici di quelli che ci hanno messo in galera, e aveva la forza morale di mettersi contro il partito, non è vero che fu emarginato nel carcere fascista dagli stessi compagni comunisti, e però evidentemente anche lì... Invece fu anche protagonista negli anni 70 di un disegno di legge che aumentava la carcerazione preventiva, per uno che ha fatto la galera...
Anche questa è una cosa stranissima, ma momenti, ecco, io avevo una grande ammirazione sul piano morale di Terracini, però Terracini fu uno di quelli che sbagliò quando ruppero nel 21 con i socialisti e andarono a Mosca da Lenin a dire: caro compagno Lenin, adesso abbiamo rotto con i socialisti italiani, che per noi sono social fascisti, e vogliamo entrare nell'internazionale. Allora Lenin, che nel 22 aveva già dei grossi problemi, ha detto: benissimo compagni, molto bene, vi accogliamo nella internazionale, adesso tornate a casa e fate l'alleanza con i socialisti. Ma ci siamo appena... No, non avete capito che il pericolo è il fascismo, e che Lenin abbia detto a Gramsci, Togliatti, a Terracini: guardate che il pericolo non è il socialismo, il socialfascismo, ma il fascismo vero, voleva dire che anche loro non avevano capito, non avevano avuto chiaro. L'ultima cosa, nel 76 per chi hanno votato i diciottenni? È difficile farla così, adesso io non, bisognerebbe rivedere i giornali dell'epoca. Nel 70, nel 75 ci fu una crescita esponenziale. Lì non votarono i diciottenni. No, io credo che già nel 76 era cominciato, perché io sono entrato nel Partito Comunista quando era cominciato l'esodo dei giovani della federazione giovanile verso le formazioni maoiste, trotskiste, eccetera. Quindi si era già aperto un divario. Nel 76 forse c'era, siccome il Partito Comunista prese molti voti sia nel 76 nella elezione per il Parlamento, ma anche nel 75, ricordo che a Treviso addirittura in quelle elezioni amministrative il Partito Comunista conquistò 8 comuni dove non aveva neanche un consigliere comunale, e improvvisamente ci trovavamo a dover fare i sindaci, gli assessori, i bilanci. Quindi organizzammo dei corsi alla scuola di Frattocchia per preparare amministratori che non sapevamo come si potevano muovere, non avendo mai avuto esperienza di battaglie nel consiglio comunale. Quindi insomma è un po' paura dei giovani, ecco, che andassero verso i gruppi minoritari. Forse per questo gli davano il bromuro, per non farli cattivi pensieri, per non fargli fare l'amore con le ragazze. Sì, ma poi no, ma non solo delle ragazze, lì c'era una comunità monosessuale, come era la scuola di Frattocchia che io frequentai. Non era il problema di fare amore con le ragazze, era fare amore con i ragazzi, che ci potessero essere forme di incentivo dell'omosessualità latente, che già c'era un problema nelle avanguardie giovanili, già si discuteva del diritto alla sessualità libera, no? Libero di fare l'amore con le ragazze, ma anche libero di fare l'amore con i ragazzi. E questo mi ricordo che non era visto bene dal PC. Non era visto bene, insomma, forse è un anticipo di Vannacci, bisogna essere chiari, certo. Maschi o femmine, e non sesso intermedio. Va bene, io ti ringrazio, grazie ad Alessandro Tessari, col quale abbiamo, diciamo, scoperchiato questa vicenda all'indomani del referendum sul divorzio nel 1974, quando il PC disse no, almeno quella volta, al voto ai diciottenni. Grazie.